Allora, buon pomeriggio. Eccoci a uno degli ultimi appuntamenti, per la precisione, il penultimo appuntamento della rassegna della Biblioteca Elio Pagliarani per il 2023. E abbiamo qui Marco Palladini con il suo caos, Creando caos, creando caos. disco poetico musicale. Ecco. Devo dire appunto che il coautore è Gianluca Mei, perché è l'autore di tutte le musiche e anche l'esecutore alle chitarre elettriche, appunto, di tutti i brani. Per cui va detto appunto se il disco ha, come dire, una sua portanza da spoken rock poetry, come è nel sottotitolo, è grazie a Gianluca Mei, che è un ragazzo di poco più di 30 anni, quindi diciamo che è una collaborazione creativa, poetico-musicale, anche intergenerazionale. Questo mi piace sottolinearlo perché io lavoro spesso per l'appunto con persone molto più giovani di me. E poi qui lo presento, c'è Enrico Frattaroli. Insieme. bisogna sedersi. Autore, regista, grande amico da tantissimi anni, non diciamo quanti, comunque insomma, è una delle figure storiche del teatro di ricerca italiano, sono tra le più importanti e tra le più altamente qualitative, secondo me. Devo dire, e tra l'altro, appunto, l'ho voluto invitare, oltre appunto all'amicizia e alla stima che ci lega da tantissimi anni, perché il teatro di Enrico è un teatro di matrice fondamentalmente poetica e che si dimensiona anche in una musicalità, in una, come dire, organazione, in una dinamica musicale diversa da quella appunto che prediligo io, però voglio dire, no, ma comunque il nesso appunto musica-poesia è fondamentale anche per il suo teatro. D'altronde stavo rileggendo su un libro postumo di Marzio Pieri, che è stato che era appunto forse il maggiore esperto di letteratura barocca del nostro paese, nonché eccellente musicologo, che scriveva appunto che la musica è la prosecuzione della poesia con altre armi, che musica e poesia sono delle sorelle, sono arti sorelle. Su questa convinzione, insomma, si muove appunto questa mia ultima appunto pubblicazione. Che peraltro chiude una, quello voglio sottolineare, che poi mi attacito e do la parola ad Enrico, chiude una ideale trilogia di dischi poetico-musicali. Il primo pubblicato, che poi è curioso perché in realtà sono diverse nei loro supporti, nel senso che tutto si sta trasformando, lo sappiamo. E come dire, la materialità delle arti del Novecento si è trasformata nella transizione del XXI secolo, si è trasformata in virtualità, in liquidità, come diceva il sociologo Zygmunt Bauman, per cui appunto soprattutto l'arte musicale, la discografia musicale è diventata liquida. Per cui il primo CD che era Transcair Rock Road era sostanzialmente un concept album, come dicono appunto i rockettari, cioè un album in qualche modo tematico, ispirato ai testi e alla mitopoiesis della Beat Generation e di Jack Kerouac come alfiere, come principale, come dire, no? Insieme ad Allen Ginsberg, incarnazione dell'animus e della come dire, forza espressiva e sovversiva della Beat Generation. Poi nel 2012 ho pubblicato un libro più CD che si chiamava Poetry Music Machine, titolo anche questo che rinvia a un famosissimo disco di Lou Reed, Metal Music Machine, dove appunto mettevo assieme alternate takes, cioè brani alternativi rispetto a Transcair Rock Road, incisioni dal vivo, sperimentazioni fatte con musicisti contemporanei, appunto di docenti, per esempio Luca Salvadori, che è docente di composizione elettronica al Conservatorio di Frosinone, jazzisti,
E poi gli ultimi brani inediti del Putrid Music Machine erano invece realizzati con un amico sassofonista, sax soprano, Claudio Mapelli, con due DJ, lui, cioè, 2 giorni DJ, anche lì un rapporto, come dire, mi interessava questa sperimentazione con 2 ragazzi, anche loro per appunto, quindi un rapporto intergenerazionale molto forte, anche loro trentenni, non musicisti. Mi interessava questo rapporto con i DJ, che insomma si sa ormai a partire diciamo, dalla metà degli anni Ottanta c'è tutta, come dire, no, una produzione musicale fatta da non musicisti, da DJ, che sono quelli in qualche modo che i mischiadischi, quelli che banalmente, appunto, anche dire, ironicamente, leggo dei film di mischiadischi. E lì anche per l'appunto io mi sono in qualche modo appassionato a cercare quindi rapporti con un range, diciamo, di persone che fanno musica molto diversa da di loro, rockettari, jazzisti, compositori elettronici, non musicisti, DJ. Qui invece, quindi è tacito, questo Creando Caos non ha un supporto materiale. Volevo fare un CD, ma l'editore Zona mi ha detto: guarda, i CD non li vuole, i distributori non li vogliono più. Quindi ormai i dischi si vanno per l'appunto, o fai, si ritorna appunto al vecchio vinile, ai long playing, insomma, ma oggi appunto fare un disco in vinile è molto costoso. Se non sei appunto un artista pop di successo, così non, cioè, veramente è una sorta, come dire, di snobismo. Il proprio snobismo, fai una cosa vintage, cioè te la tieni in casa, ma insomma, mentre invece il disco Creando Caos è su tutte le piattaforme. Abbiamo fatto anche 2 video promozionali su 2 brani, Sono, e abbiamo messo la scorsa settimana Rappresaglia, appunto, online su YouTube, e poi da Spotify, Apple Music, a tante altre piattaforme, è appunto rintracciabile in tutto, come dire, l'orbe terracqueo. Succede? Si è interrotta? Ecco, No, ecco. il progetto, ripeto, è mio. Il disco è a due. Perché ho scelto questa cosa di voce e chitarra? L'ispirazione, l'ho detto anche a una radio che mi ha intervistato un po' di tempo fa, nasce da un cantautore rock sudafricano, di tanti anni fa, Johnny Clegg, un bravissimo cantautore, tra l'altro molto esposto nella lotta anti-apartheid in Sudafrica, che io vidi in un concerto negli anni 80, una quarantina d'anni fa, che si esibiva soltanto voce e chitarra, cantando e anche in qualche modo recitando, appunto, sorta appunto di testi poetico-invettivi contro il regime razzista di Johannesburg. E quella cosa lì mi è rimasta in qualche modo in piedi, nel senso che io purtroppo non ho qualità musicali, strimpellavo la chitarra da ragazzo, ma non sono mai riuscito in qualche modo, neanche lontanamente, a trasformarmi in un musicista. E quindi ho cercato un collaboratore perché appunto quella forma, voce poetica, e chitarra elettrica, mi è sembrata una cosa basic. Ecco, il disco in qualche modo è basic, però credo che abbia una sua ricchezza, sia per la mia ricerca, come dire, poetico-linguistica, che appunto per chi mi conosce credo che sia abbastanza nota, ma sia anche per la freschezza delle idee, appunto. Il rock è vero, già Sting 20 anni fa diceva appunto: il rock è una musica conservatrice e non innova più nulla. Io credo che l'ultimo svoltone la musica rock sia stato con i Radiohead all'inizio degli anni 90. Poi tutto quello che oggi succede, per carità, ci sono anche dei giovani, appunto, gruppi, io cito non i Maneskin, che francamente in Italia è un fenomeno così modaiolo, ma per esempio musicalmente mi sembrano molto più, dal punto di vista rock, validi i Greta Van Fleet americani. Però è anche vero, per l'appunto, che i pezzi di Greta Van Fleet, che suonano benissimo, cantano benissimo, così, però sono pezzi che uno può dire: ma io li ho ascoltati, queste note le ho ascoltate già 1 milione di volte, cosa c'è di nuovo? Sì, non c'è nulla di nuovo. Non sono nuovi, sono bravi, ma non sono nuovi. Ecco, il rock, per l'appunto, può essere ancora, è
oggi una forma di musica classica per me, appunto, quando sento, vedo i Rolling Stones che continuano, hanno il loro 100° disco uguale a quello di 50 anni fa, dico, beh, è una forma di musica classica, la musica classica contemporanea forse è il rock, è in questo senso che appunto questo mio disco poetico musicale è una forma, come dire, di classicità, di espressione poetico musicale in qualche modo classica, se intendiamo la classicità come già io sentivo dire appunto negli anni '80 è la tradizione dell'avanguardia, ecco, l'avanguardia che si trasforma in tradizione, che diventa a suo modo appunto una forma del classico. Ecco, qui mi attacito, però le lascio parlare a tutto. Enrico Fratterotti. Io mi dico adesso. Tua... questa introduzione. No, perché esaustiva. Enrico è una testa dal lato intellettuale, critica finissima. Adesso. Sì, ma io diciamo non ho, diciamo, delle altre due opere di cui hai parlato, non ho fatto un'analisi, non l'ho seguita in maniera così, diciamo, esatta, capillare come ho fatto con quest'ultima. Tu mi mandasti, era agosto, non mi mandasti tutti quanti i brani, io li ascoltai allora, però avevo bisogno anche di vedere il rapporto che c'era fra la scrittura e la tua esecuzione, che mi sembrava fondamentale. Dovevo avere i testi davanti. E infatti poi ho preso il PDF, l'ho stampato e me li sono riascoltati leggendo. Questo mi permetteva anche, diciamo, una conoscenza migliore anche del modo in cui avevi strutturato, no, questi testi. Infatti anche quando ti sentimmo, no, allora, ti dissi che il testo quasi non aveva nessun valore in sé, perché era stato concepito per essere enunciato e per essere, vuol dire, disposto su un affresco rock. La musica, il rock che sta dietro a questi pezzi mi sembra degli affreschi rock, no? Possono essere quelli duri in certi brani o anche più morbidi, cioè più fraseggiati, sì, no? Più ballate, eccetera, sì. Che, però praticamente il rapporto fra la tua dizione e la musica è di questo tipo, cioè nel senso che tu non segui, non hai bisogno di seguire, no, la musica, le due cose vengono in qualche modo a essere una sopra all'altra, stabilito come devono essere prima, no, sono sicuramente coerenti, no, fra di loro. Però vedendo anche il modo in cui erano scritti, mi ha colpito come tutte le composizioni poetiche avessero delle caratteristiche che erano proprio quelle della scrittura di canzone, no? In cui molte anafore, rime baciate, no? Addirittura che non dovreste fare se non, diciamo, con questa intenzione. Ciao Piero Cademarte. Ah, c'è Piero Cademarte. Sì, scusate. L'editore. Mm-hmm. Salutiamo Piero Cademarte, editore di Zona, editore anche per l'appunto di Creando Caos. Quindi avevo visto come anche questa anafora, per esempio, che è uno dei tratti salienti, secondo me, di queste composizioni, si svolgesse poi in maniera diversa rispetto a ognuno delle note delle composizioni. Ce ne sono alcune in cui è una parola, tipo muro, o tipo sono, o anche corpo. No, in corpo, che è una composizione praticamente in cui ogni distico è fatto di tre tempi, no? È praticamente come se fosse un tre quarti, anzi un sei quarti, in cui il corpo. Ti avevo detto anche allora, oppure ci sono intere strofe che possono essere ritornelli, in realtà, e quindi tutto questo rimanda proprio alle strutture dei testi per canzoni. Ora voglio dire, ci possono essere, che ne so, riferimenti molto contemporanei, ci possono essere riferimenti antichi, cioè nel senso anche che quando i provenzali, per dire, no, potevano comporre in base al fatto che poi sarebbero stati musicati, perché la musica e la poesia non erano niente di diverso tra di loro e potevano nascere l'una per l'altra insieme. È interessante anche, per esempio, da questo punto di vista, come i provenzali si creassero delle complicazioni, il trobarclus, no? Quindi c'erano, cioè, delle gabbie, delle strutture esatte che funzionavano in quel modo. Quindi quando tu scrivi un pezzo in cui tutte le strofe, che sono di tre terzine,
con ABA, evidentemente fai un progetto che è chiuso, no? Che deve essere quello, non è che a un certo punto prendi e cambi. E la maggior parte sono così, partono in questo modo. Quello che poi ho notato, lo scarto notevole in questi tempi, è la tua dizione. Cioè io ti ascolto da sempre, no? Da quando hai incominciato ad essere un performer dei tuoi testi. Interrompo un attimo e dico perché la prima volta che ho presentato un mio libro in pubblico fu nel lontano 1987 a Narni, in un teatrino privato che era quello dell'allora sindaco Manini, e su, tra l'altro, iniziativa e invito di Giuseppe Bartolucci, che era il direttore del Festival Opera Prima di Narni, era allora il mamma santissima del teatro d'avanguardia italiano, grande metra pensé, appunto, di quel tipo di teatro, e accanto a me a recitare, per appunto a leggere insieme appunto i testi di quel mio primo libro, E tengo in movimento, uscito per i quaderni di Barba Blu di Attilio Lolini, con la preparazione di Franco Cordelli, c'era il qui presente Enrico Frattaroli, quindi insomma, abbiamo letto insieme. Franco Cordelli? Che cosa? Ha fatto la prefazione del libro. Ah, bello, bello. Poi, negli anni successivi, non so quanto tempo dopo, io feci E tengo in movimento il teatro, no? Ed era basato sulla prima e l'ultima delle poesie delle teste. Allora c'era Franco Mazzi, no, che recitava davanti a una partitura scritta sul fondo del B72. C'ero io che invece lavoravo su un aggeggio elettronico che praticamente registrava, rimandava, queste cose qua. E dietro il pubblico c'era un contrabbassista. No, quindi questa messa in musica, messa in spazio, messa in musica insieme, è qualcosa che nasce proprio su quel testo. Poi mi ricordo che ci furono altre anche letture, fatte all'orologio, mi pare, sì. Eccetera. Io ti ho seguito, no, da questo punto di vista. E devo dire che la tua dizione, in questo caso, ha fatto dei salti in avanti. Infatti canti, ha incominciato a cantare, intona delle intonazioni vaghe, ma che sono frastiche in qualche modo, e quindi ce n'è una addirittura che è proprio cantata, a parte che c'è anche una in inglese. Sì. Quindi ti ho visto proprio crescere come performer. La sua scansione, quella sua dizione, la sua enunciazione, è di un limpido, assoluto, è scultorea quasi, no? E questa cosa mi ha molto interessato perché, per esempio, in Accademia, a Cassofeo, dove insegno, Accademia di Strategia, ho portato tutti i testi di Marco, no? A leggere agli attori, i quali erano molto apprezzati. E mi ricordo che, per esempio, si perdeva questa poesia del corpo, no? Abbiamo preso quella, soprattutto, poi c'erano anche altre, anche lui. Ma naturalmente la sua opera basata su quel testo era la sua. Io dicevo a loro, non necessariamente è l'unica possibile, è una sua interpretazione di se stesso. In realtà anche una nostra possibile interpretazione rientra all'interno di quelle possibilità in questo testo. E quindi abbiamo cominciato a leggere. Però lì la cosa, naturalmente, non avendo tutte le prospettive di Marco, no, era completamente pura. Se si parlava del testo e basta, e invece lì vedeva poi il contrario, che praticamente dicevo possiamo appoggiarci sulla seconda parte, perché serve corpo trattino qualcosa, no? Possiamo appoggiarci su qualcosa, qui distinguendo, praticamente variando, oppure ci appoggiamo sul corpo, e allora là, diciamo, questo elemento che torna, che si ripete, no? E diventa ancora più forte, spostando il battere, spostando il levare e così via. Poi a un certo punto ho cominciato a mischiare questo testo con un testo di Catullo. Perché per loro era anche importante, quello sto facendo con loro greco, latino, provenzale e italiano,
No, quindi era importante che loro capissero in che modo rendere espressivo un testo scritto in metrica, del quale non capivano niente alla fine, oppure lo sapevano così per grandi linee, e in che modo renderlo però espressivo con tutta la metrica, con la lingua, eccetera, eccetera. Non sono nuovo a questa esperienza perché opere in greco antico, sono un grande lavoro basato esattamente su questo. Però per loro, siccome era difficile passare da una cosa all'altra, quindi ho fatto mischiare i versi e Marco con i versi di Catullo, in modo che non sentissi la differenza, in qualche modo, diciamo, dal punto di vista della dizione, cioè dovevano fare in modo tale che fossero coerenti queste due letture. Cioè, questo per dire in che modo questi testi potrebbero, nonostante appunto per Marco, sono testi che il vero testo, da questo punto di vista, è il testo che lui enuncia. No, questa è quasi una base, come, che ne so, il... Sì, anche se credo che appunto l'esperimento che fai con i tuoi allievi, a me appunto interesserebbe appunto poi ascoltarlo, perché credo che il piacere anche per un artista e per un poeta è risentire quello che è scritto, in qualche modo decostruito e ricostruito secondo altre prospettive. Deviando la prospettiva, esattamente. Sì, questa cosa. Però per loro, per esempio, invece, lavorando, io devo fare in modo tale anche che per ognuno di essi la visione fosse diversa, no? E quindi, distico per distico, sì, mettevamo l'accento sulla parte variabile, diciamo, e lì ripetevo fuori completamente di me. Quindi questo ritmo che sembrava battuto, cioè invece diventava completamente. Si deve fare un lavoro che è distantissimo, naturalmente, da quello che hai fatto te, ma che parte dal tuo stesso testo. Quindi questa della tua dizione, secondo me, è stata la cosa più importante. Ah no, perché volevo dire questo poi? Perché in realtà, no, io te l'avevo detto anche quella volta che ci chiamavamo, che quasi quasi la ripetizione più importante della variabile, la costante più importante della variabile, essa stessa nella sua ripetizione, in quanto ripetuta, varia, no? Quasi un minimalismo, se vuoi, concettualmente, come discorso tuo. Invece no, quello che dovevo andare, la cosa era completamente diversa, quindi mi contraddicevano, o era un'altra via ancora per questo tipo. Poi ho visto anche come, cosa per me interessante, fosse fedelissimo ovviamente al tuo testo, ma in certi casi aggiungessi elementi. Un no, una frase, una parola, oppure si ripeteva più volte di quante non fossero scritte, no? Ce n'è una persona inventata proprio che non c'è nel testo. E questo quindi pone, no, tutto l'accento sulla parte proprio esecutiva. Sono esecuzioni che variano, sì, a seconda del contesto, anche del variare della stessa della persona. Sì, no? sì, anche del momento. Anche del momento. Io lì avevo 7 lettori, no? Quindi per ognuno si ascoltava un modo diverso, che dipendeva sia da lui o da lei che dal distico che veniva, che era scelto. Però in Marco, nella lettura di Marco, sia l'elemento variabile che l'elemento costante hanno la stessa plasticità, la stessa luce, la stessa, no, chiarezza. Lo scolpite tutte. Quindi non è... Perché dico questo qua? Perché poi in realtà il caos, no? Perché le cose che tu poi citi fanno parte di questo bailam caotico, che è già non caotico, poi riprendi elementi del caos e li restituisci in caos, no? Col tuo caos. Il tuo sguardo è sempre acuto, ma anche velenoso, no? Le cose. È sempre in invettiva, in qualche modo, il tuo sguardo, no? È sempre così difficile. Ma anche gli elementi linguistici che lui trova costantemente. Lui è un inventore di, io non direi di neologismi, perché in realtà quel neologismo lì funziona soltanto in quel punto, non sarà mai più ripreso. Quindi è una continua proliferazione, no, di termini inventati, che però valgono soltanto lì. Non se ne potrebbe fare un vocabolario, se ne potrebbe fare sicuramente una raccolta infinita, no? E sono sempre divertentissimi, oltretutto. Però è come se Marco prendesse poi i cascami della realtà, no? La realtà è già cascame da un certo punto di vista. E lui prende questi elementi, li mette insieme. Questa cosa qua io la notai in lui già all'inizio, ne parliamo già, no? Dall'inizio, ovviamente, perché poi siamo costretti a essere gli stessi in qualche modo. No? E,
E quindi notai allora come, per esempio, tutta questa invenzione linguistica potesse rinviare da un certo punto di vista a Joyce, no? Il grande inventore delle parole del popolo, eccetera, eccetera. Sì. E allora mi ricordo che là pensai che effettivamente sì, era come partire da uno stesso concetto, ma mentre quello di Joyce proliferava creativamente, no? E quindi era un trionfo del linguaggio che crea. Quello di Marco in realtà decostruiva, cioè andava a rovescio in realtà, no? Perché prendeva questi elementi, li incastrava, ma erano tutti elementi che cadevano, erano, come dire, mortiferi rispetto al coso di Joyce, no? Erano appunto, da questo punto di vista, dei residui, cioè il residuo, questo elemento non residuale. Tutto sommato, poi, appunto, anche pensando a questo Ci sono testo. due termini che Ilenia Picciarone ha scritto, una monografia critica sulla mia opera poetica. Lei riprende che sono il trova parlato e la lingua vis, che sono due concetti che io ho elaborato fin dalla fine degli anni Ottanta, che in qualche modo sono Infatti ci sono entrambi. i punti cardinali proprio attraverso i quali si svolge tutto il mio lavoro di creazione poetica e linguistica. Lingua virus e trova Trova parlato. parlato quello che diceva Parlato adesso, no? virus, Elementi sì. trova, eccetera, eccetera. E il virus viene fuori appunto dal tipo di elementi, no? Virali che cerchi. Quindi è questa cosa qua. Un altro elemento che mi viene in mente stamattina è che tutto questo caos, in qualche modo, che tu riprendi e che riproduci, no? Attraverso questo, però ha bisogno di tutte queste linee, di queste strutture per potersi in qualche modo esprimere. Per Dionisio che c'è sempre bisogno della condivisione. È una vecchia grande tra me e Un'altra lei, così. vecchia querela, no? Per cui, effettivamente. Spiegateci un attimo. No, perché lui diceva che la mia natura è apollinea, no? E io cerco sempre di dire che la mia natura non è apollinea, ma che l'apollineo è necessario per l'opera d'arte, no? L'esempio clamoroso per me sono i 120 giornali di Sodoma, cioè niente di più di cui sia, cosa vogliamo, ma che ha bisogno di un'architettura pazzesca. No, di divisioni, di temi, di narrazione, e di giornate, di ore e così via, è tutto quanto perfettamente organizzato, rigidamente organizzato. Che tutta quella materia lì, se non ci fosse questa organizzazione, non si esprimerebbe, sarebbe rutto, sarebbe vomito, sarebbe tutto questo, ma ha bisogno di questo settore. Allora, Corrado qui Sard, appunto, è uno di quegli autori che sono, come dire, insomma, che ci condivisi. accomuna, condivisi, appunto, perché io ho scritto appunto una trilogia drammaturgica ispirata all'opera di Sard, e Io ho Rico ha fatto una fatto un pentapodia, percorso, appunto, sì, una una pentalogia pentalogia di teatrale. spettacoli veramente di impatto anche, come dire, no, oltre, come dire, no, l'accettabile, dico, insomma, Sì. diciamo, nella convenzione per l'appunto della scena Però hai visto italiana. quanto fosse rigoroso il modo in cui venivano esposti, Certo, no? Se tu lo assolutamente. metti in evidenza anche nella recensione che si investe, no? Da questo punto di vista. Quindi ecco, queste in realtà, queste canzoni, diciamo, strutturate in questo modo sono anche appunto le griglie in cui questo caos deve essere inserito perché possa essere espresso. Concordi? Sì, per me, il caos è un termine per me anfibologico. Nel senso che da una parte dice tutto un caos, non banalmente dice Ma tutto deve un caos diventare e tutto un caosmos. sì. Però in realtà il caos è anche il caosmos, cioè il cosmos, l'ordine in qualche modo si nutre anche di questo elemento molto caotico, e fondamentalmente poi il caos per me è la vita. La vita è di per sé un caos, nel quale noi cerchiamo di trovare un filo di senso, un filo di ragionamento, un filo di ordine. E l'arte, la poesia, la musica sono uno appunto degli strumenti espressivi, se volete anche, vuol dire, concettuali, più forti attraverso i quali noi possiamo cercare di trovare una prospettiva appunto di vivibilità nella vita caos che ci travolge fin da quando appunto usciamo dal ventre materno. Ma che questa cosa, questa diciamo, di differenza tra caos e cosmo, in realtà esiste solo per noi. In natura non c'è differenza tra caos e cosmo. Sì.
è soltanto un nostro modo necessario di vedere le cose, ma altrimenti non esiste questa distinzione, non esiste. In fisica queste cose non esistono. Un caos ben organizzato. Sì, un caos ben organizzato, appunto, caos diciamo, a questa cosa. Non so, avevo pintato una cosa su una poesia che non mi ricordo che cosa, che era forse quello del siamo solo voi. E ciò finisce poi cambi, in ultima riga siamo solo noi. E lo riecheggi nell'eco proprio della decisione. Ecco, lì mi viene in mente perché abbiamo parlato di fisica, no? Dove l'osservatore e l'osservato alla fine fanno parte dello stesso sistema. E quindi tu che indichi voi, in realtà sei anche certo. Sei anche tu lo stesso lei. No, e lì il gioco è duplice, perché da una parte questo siamo solo voi è un titolo ironico, una parodia del famoso siamo solo noi, punto di Vasco Rossi, che lo dico anche esplicitamente. Dall'altra, il siamo solo voi è una sorta, se volete, appunto di ricognizione satirico-critica di tutto il peggio dei comportamenti, come dire, antropico-culturali o subculturali della società, non soltanto quella italiana, ma principalmente appunto quella italiota. Però, appunto, quel voi che diventa un noi finale, che echeggia e gira, appunto, abbiamo appunto con Paolo Modugno, dato registrazione, messaggio, audio, dovuto appunto a Paolo Modugno, che anche lui appunto un vecchio amico, collaboratore, appunto musicista, fondamentale producer anche appunto di questo disco. Quel noi voleva significare che noi non prendiamo le distanze, non ci sentiamo, come dire, avulsi da tutto questo. Che c'è un siamo. Sappiamo come siamo voi, siamo anche voi. Siamo anche voi. Critichiamo tutto questo, gettiamo in qualche modo luce su tutte, come dire, no, i peccati comportamentali, su tutte appunto le debolezze, su tutte appunto le perversioni e perturbazioni appunto di questo mondo, ma insieme sappiamo che anche noi facciamo parte di questo mondo, non ci possiamo tirare fuori, nessuno di noi si tira fuori, io men che meno, dicono, mi sento anch'io dentro questo guano, questa melma, insomma, no? Cerchiamo appunto di, come dire, di tenere fuori la testa appunto da questa melma per riuscire a segnalare, a dire quello che ci sembra in qualche modo, come dire, importante dire. Volevo semplicemente, oggi mi è arrivata una recensione al disco di Tonano di Stasi e c'è proprio sul finale una cosa che riecheggia con quello che ha detto adesso Donato di Stasi, importante e assai critico letterario, lui è anche un delippatore di musica, però è fondamentalmente un critico letterario. E dice, per l'appunto, per quanto mi riguarda, cioè negli anni, intende me, dico, ha messo a punto un pasto linguistico che non può dirsi macaronea o pastiche, ma una personale riuscita mescitazione di stilemi, lessemi, codici, registri, citazioni dalle fonti più disparate. Si tratta di un'operazione compositiva condotta mediante il ricorso a una fenomenologia linguistica di tipo atonale e pantarmonico, con tutto il carico possibile di locuzioni mobili e semimobili adatte a una nuova forma di rappresentazione. Ecco, è una notazione, un'osservazione appunto critica, nella quale onestamente io mi rispecchio, mi trovo totalmente. Leggi qualcosa? Sì. Assolutamente. Senza musica. Appunto, che senza musica. Io leggerei una cosa una cosa delle cose più performative, che senza musica funzionano o non funzionano così. Per invece leggere un testo che in qualche modo è più una ballada, più tranquilla, Palabras, e che in qualche modo è anche, come dire, autoriflessiva, appunto, perché io lavoro con le parole,
e questa è anche è una poesia, un testo poetico, sul linguaggio, sul però tema, appunto, è anche un'autoriflessione, sì. Cioè, un elemento autoriflessivo appunto sulla, su quanto appunto le parole appunto dice sono pietre, quindi sono pericolose da maneggiare. Il linguaggio non è una cosa neutrale, no, che possiamo, è una cosa assolutamente molto delicata, fragile, no? È fragile, dobbiamo stare attenti. A... Infatti, prima che inizi a leggere, ti posso chiedere se tu in un teatro lo hai rappresentato? Domenica. Domenica? No, io domenica faccio un recital. Dove? Al Dragstone Museum. Ah. Alle 17.30. Sì. Si intitola Pasolini in Roma e la Storia, è un'altra un'operazione insieme al cantatore Amedeo Morrone, dove io ho, credo, unico e primo in Italia, tradotto in un neoromanesco, romanesco, come dico io ironicamente, di mia invenzione, testi pasoliniani, quindi un'operazione completamente diversa. No, questo creando caos, lo vorremmo proporre dal vivo all'inizio del prossimo anno. Nasce in realtà, il disco è venuto dopo, perché facemmo un concerto a Piane di Bronzo, vicino Tuscania, in una piccola manifestazione che si svolgeva lì d'estate insieme a Gianluca Nei, e facemmo proprio un concerto all'aperto, di fronte però appunto a non più di una trentina di persone in verità. Però appunto c'era anche Marcello Sambate, insomma c'erano persone comunque di sua qualità, c'erano molti artisti tra l'altro che vivono in quella zona. E quindi sì, l'abbiamo fatto dal vivo ed esiste anche una registrazione fatta da Giovanni Andrea Severano. Tant'è vero che. Ma lo ripeteresti, diciamo? Se... Sì, lo dovremmo effettivamente ripetere. Tra l'altro, i due video che si trovano su YouTube, di Sono e Rappresaglia, ci sono immagini tratte dalla ripresa dal vivo fatta allora. Era il luglio del 2019 da Andrea Severano, quindi appunto si può capire. Lui doveva farne un film che poi in realtà non è mai finito. Ma al teatro Porta Portese, per esempio, è un bel posto. Si potrebbe, sì, si potrebbe il Porta Portese. Adesso ci pensiamo, adesso io ho una serie di cose che vado a fare una mostra per mio fratello che è morto. In estate, quindi sono occupato un po' di altre cose, faccio anche una piccola pubblicazione per lui, però dopo scavallato gennaio, tra febbraio e marzo probabilmente organizziamo appunto una presentazione in forma di concerto live, sì. Dopo magari si può fare anche in collaborazione con la Fondazione Pagliarani, assolutamente, sarei onorato. Palabras. Le parole tra noi leggere o magari megere e comunque mai sincere, le parole intossicanti, reprensibili, per nulla promettenti, le parole cerimoniose, zuccherose, ampollose, plasticose, smancerose, affettate, manierate, finte come un orso polare nel Sahara. Le parole esequiali, imbalsamate, funere, che prorompono nello turpido scene, le parole rivelate e però inadeguate a capire e a capirsi. Le parole cervellotiche o pazzotiche, eppure astruse, criptiche, ermetiche, sibilline, oscure, giusto per non fare intendere nulla di quanto si va blaterando. Le parole che si destreggiano oppure sinistreggiano e corrodono i margini del senso residuo. Le parole che tradiscono e si tradiscono mentre chiedono quanto è fatale la fatalità. Le parole con un forte gusto del macabro che esprimono il crudele piacere di istigare alla violenza, alla mattanza, le parole sataniste, infernali e razziste che non indugiano, bensì risorgono nell'anima quali mostri o metastasi ferali, le parole gravide di tutta la miseria umana, caduche e insieme indifferenti alla sorte del mondo e degli altri. Le quattro parole messe in croce
per dare voce a qualcosa di atroce. Le parole assurde che assurgono comunque a dogma inappellabile. Le parole che ti prendono all'amo e che senza parere ti forzano a dire bene sì, 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 io ti amo. Le parole impotenti, il congedo forzato, dolenti o dolenti, talora anche un poco indolenti. Parole carnali, ma di carne morta, carne in decomposizione, davvero insopportabile all'odorato. Le parole decrepite che hanno fallato, più Stato, meno mercato. Le parole dirupte che hanno errato, meno Stato, più mercato. E dove sta lo sbaglio? Palabras, palabras infectadas, parodes de mierda, palabras fallidas que cultivan su secreto, palabras deshabitadas para vivir en cualquier lugar del planeta. Ay, 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 palabras, mis palabras. Bella. Queste sono le aggiunte. Bella. Io non posso perché c'ho questo. E questa è anche la più logica. Questa è anche sì, la più logica. Quella è quella meno caotica. Quella meno caotica, sì. Poi certo. Una più tranquilla, sto pensando a quelle meno, cioè meno performative, che senza la musica non ha molto senso. Per esempio, Ballata dei muri. Questa io la lessi, la recitai, mi ricordo pure una manifestazione fatta all'Aquila, tipo tutto un corteo. Fatto con le persone del luogo e anche alcuni poeti che sono stati invitati da Anna Maria Giancarli a 3 anni, era il terzo anno che coincideva con appunto l'anniversario, il terzo anniversario del terremoto all'Aquila, quello appunto del 6 aprile, quindi il 6 aprile del 2012, lessi questo Ballata di Muri. Muri da costruire, muri da picconare, muri per antonomasia e muraglie epocali, muri a difesa da fortificare, muri che separano, muri invalicabili, muri della vergogna e dove mettere alla gogna, muri con infami scritte incancellabili, muri interiori, muri di frontiera, muri anti-rapina, muri anti-tutto, muri che cedono un'anima nera. Muri blindati per ville benestanti, muri volontari per le paranoie dei ricchi, muri da paura che proteggono i contanti, muri di prigione, muri diroccati, muri Maginot ancora da sfondare, muri razzisti contro gli immigrati, muri di lager, muri di ghetti, muri che sono degli immondi racconti, muri che legittimano i peggiori sospetti. Muri invisibili che paralizzano le menti, muri d'odio e muri palesemente odiosi, muri che non fermano i veri delinquenti. Muri perimetrali per anarchici writers, muri pieni di versi colori graffiti, muri tagliafuoco verso i cyber hackers, muri barriera per neonazionalismi, muri che tremano, muri assediati, muri che crollano di vecchi imperialismi. Muri grandi come il Vallo di Adriano, muri pensati per aree militari inaccessibili, muri feroci come il genere umano, muri del pianto, muri senza sorriso, muri per murales di festa e di protesta, muri per un mondo ancora e sempre diviso. Bravo. Questa è un'altra invenzione, eh? Anche qui dice cioè, la costruzione di un una parola. Sì. Questa è la costruzione di un muro. Sono le tante pietre con cui viene costruito il muro, no? Poi non ricordartele. Sì. Però il muro si costruisce. Perché viene battuto sempre sì. su ogni però, mattonella. Però questa è la cosa, è la, diciamo, l'elemento sì. fondamentale. E questo porta senso. No, che va al di là di anche tutti i significati di prima, che gli ha dato. Sì. Sì.
Sì, ma io infatti credo molto appunto d'altronde qui siamo appunto nello spazio Pagliarani, e Elio Pagliarani era appunto un maestro di dizione, di interpretazione poetica, e la voce di Elio, come la voce di Amelia Rosselli e di non tanti altri poeti italiani, bisogna dire, era anche emozionante sentirla dal vivo. Aveva una forte anche musicalità, dava un ritmo, Elio, appunto, no? alla dizione dei suoi testi, che avevano già, che si prestavano, tra l'altro erano già scritti per essere in qualche modo anche Elio, io penso che lui scrivesse ad orecchio. Scriveva per l'appunto per poi recitarsi questi versi. Penso per l'appunto che la voce è corpo, la voce è fondamentale per riuscire in qualche modo a incarnare. Appunto. C'è una cosa, una frase molto bella di Artaud, dice che quando appunto leggo o recito per l'appunto poesia, non è semplicemente per fare per l'appunto l'attore, no, ma per incarnare un essere integrale di poesia. Quindi in qualche modo quando tu leggi sei tu nel tuo corpo, e nel tuo corpo voce sei integralmente la poesia, che vuoi in qualche modo dire, che vuoi in qualche modo comunicare appunto all'altro da te. Ed è fondamentale, secondo me, che comunque tutto l'insieme, ciò che viene detto, che ha significato, alla fine rimanda a qualche cosa che non può essere detto. Che non può essere detto. No? Cioè, quella parte sonora, quella parte lì che non si può dire. Né, cioè non è che non la dice perché non la vuol dire, no, non si può dire. È lì che c'è la cosa. La cosa, l'oggetto. La poesia da questo punto di vista è un oggetto, è qualcosa. No, non è semplicemente il tramite di un significato che deve essere, se no non sarebbe tale. Dice l'opera si potrebbe dire d'arte, no? Una cosa del genere. Quindi questa cosa di Muri adesso ha funzionato benissimo. Puoi leggere qualche altra cosa? Un'altra ballata che forse si può leggere è fuori dal momento formativo, è Mare non nostro, questo sui migranti. In realtà questo è un testo che io scrissi nel 2010 e fu tra l'altro recitato a Palazzo Vecchio a Firenze in un'occasione, ero stato invitato lì da Massimo Mori, che aveva organizzato, c'era tutta una kermesse dove c'erano appunto sia poeti, ma c'erano anche storici come Franco Cardini, c'erano politici. E allora il tema appunto dei migranti, delle morti e del mare così, era ancora un tema in qualche modo parziale, non era così venuto così in evidenza con una visibilità e con una drammaticità e tragicità, anche se c'era già stato la famosa tragedia di Porto Palo, il naufragio per appunto di 280 uomini, donne, bambini, vecchi, che morivano appunto a Porto Palo. Ma allora era sembrata la tragedia di Porto Palo una sorta appunto, non dico di eccezione, ma una cosa appunto abbastanza isolata. Oggi abbiamo visto appunto nel corso degli anni che sono morte, si dice dai 25 ai 50.000 per l'appunto umani, esseri umani appunto nel Mediterraneo. Io scrissi questo testo, che fu tra l'altro commentato appunto da Franco Cardini, scritto dallo storico Franco Cardini, che peraltro era un amico intimo ed ex compagno di ginnasio di Marzio Pieri, tra l'altro, secondo me l'aveva raccontato Marzio, che era tutto molto legato. Mare non nostro. Non è un mare per spiriti fragili e per corpi deboli, che si finisce in mano a mercanti privi di scrupoli. Poi si piange, si urla, si fanno sogni lividi e liquidi. Sulle barche improbabili ogni viaggio è una scommessa. No, non è un mare nostro, ma un mare monstrum, il Mediterraneo mare. Tra le terre e il cielo si sta il vento a penare. Le facce migranti sono le anime di piombo della miseria. La maledetta nave zattera si perde nel canale di Sicilia. Non è un mare per turisti o pescatori, di quello che diventa l'acquatica tomba di millanta gente senza nome.
genti dall'Africa, dall'India, dal Pakistan, dallo Sri Lanka, genti infine sommerse dall'onda lunga dell'indifferenza. No, non è un mare per vecchi lupi di mare sulla paranza. Qui si svolge una mattanza, un genocidio a puntate sotto i nostri occhi inebetiti, inerti, degli impotenti. I nostri occhi che vagano altrove, ritrosi pure alla testimonianza. Non è un mare per politici che sfuggono agli appelli dolenti. Tanto i naufragi sono reputati normali eventi frequenti. Gli scampati hanno volti senza colore, visi impietriti di dolore. I cadaveri con l'acqua nei polmoni sono il loro compagno di destino. No. Non è un mare da amare se alla tragedia non si risponde, se l'ecatombe è nella visione del barcone affondato, un cimitero sottomarino già incrostato di molluschi. Uomini, donne e bambini si sono tramutati in cibo per i pesci. Non è un mare per égalité, liberté, fraternité, ma per frammenti di un discorso odioso. Logos, razzisti di morte, distruzione e nullificazione. Sì, la salvezza promessa si è rovesciata nell'eternullité. Bella questa chiusa. Sì, va bene la chiusa, bellissima. Commenti di un discorso odioso. Anche qui vedi, paratrasando al contrario Barthes. Bene. Non so. Per me puoi continuare. Sono. Chiudiamo con siamo solo sì, voi. La facciamo, la voglio fare, ma perché questa sì. Non la facciamo quasi mai. Che è la chiusa anche del disco. Sì. Appunto, un omaggio a rovescio, Blasco Rossi, qui si parlava prima, Enrico, siamo solo voi. Siamo solo voi, quelli che non sono né belli né carismatici, quelli così enfatici che diventano patetici. Siamo solo voi, quelli che sono senza denaro, quelli che però costano caro. Siamo solo voi. Quelli che la sera bevono e tirano tardi, quelli che li chiamano maledetti bastardi. Siamo solo voi, quelli che discutono sul prezzo, quelli che poi ti chiedono il pizzo. Siamo solo voi, quelli che in strada ti guardano storto, quelli che rappano con il suono distorto. Siamo solo voi, quelli che hanno un maglioncino liso, quelli che ti accolgono senza un sorriso. Siamo solo voi, quelli che con lo sballo stanno in fissa, quelli che vanno in discoteca per scatenare la rissa. Siamo solo voi, quelli che perdono e riperdono a 3-7, quelli che si atteggiano ad ammazza 7. Siamo solo voi, quelli che, no, non leggono i libri di Welbeck, quelli che, la mia vita è tutta un flashback. Siamo solo voi. Quelli che dalla tastiera del PC lanciano insulti, quelli che non diventano mai, mai adulti. Siamo solo voi, quelli che non rinunciano a sfidare la sorte, quelli che gli sbattono in faccia tutte le porte. Siamo solo voi, quelli che con i deboli fanno i boriosi, quelli che se la fanno anche con i mafiosi. Siamo solo voi, quelli che adorano chi si vanta di essere ignorante, quelli che io evado le tasse, sì, ma no, ma mica sono un delinquente. Siamo solo voi, quelli che sventolano, truci e tracotanti il tricolore, quelli che noi siamo ultra e amiamo farvi terrore. Siamo solo voi, quelli che sono razzisti, sì, ma si dicono veri patrioti, quelli che sputano sentenze e sono i soliti idioti. Siamo solo voi, quelli esasperati di essere da sempre disoccupati, quelli che vogliono dare la caccia ai drogati. Siamo solo voi, quelli che hanno il culto della palestra, quelli che sparano ai neri dalla finestra.
siamo solo voi, quelli che gli piace credere agli UFO, quelli che ogni legge e regola è un abuso, siamo solo voi, quelli che per invidia ti fanno il malocchio, quelli che sono bugiardi seriali come Pinocchio, siamo solo voi, quelli che bulleggiano e offendono il nome di Anna Frank, quelli che si tatuano l'intero corpo e si sentono tanto punk, siamo solo voi, quelli che senza internet, la vita non ha più senso, quelli che invocano un capo a cui tributare un cieco consenso, siamo solo voi, quelli che si spacciano, superdotati, sì, come divi del porno, quelli cui debiti crescono giorno dopo giorno, siamo solo voi, quelli che non avranno in nulla mai successo, quelli che, qui, chi non si fa furbo, è proprio un fesso, siamo solo voi, quelli che il cielo gli è caduto addosso, quelli che sono morti sulla corsia di sorpasso, siamo solo voi, quelli che non sanno che odiare è più facile che pensare, quelli che stanno in TV e sanno solo cazzeggiare, siamo solo voi, quelli scoppiati alle prese con i propri fantasmi, quelli che contro la sfiga fanno pure gli esorcismi. Siamo solo voi, quelli che entrano in politica per mettersi a rubare, quelli che vedono gli altri solo come gonzi da truffare. Siamo solo voi, quelli che con la cultura, ma non si mangia, quelli che gli intellettualini zecche, ma sì, ma sono una misera frangia. Siamo solo voi, quelli che rimuovono che noi siamo stati un popolo migrante, quelli che stare fuori da faccia libro, è un fatto inquietante, siamo solo voi, quelli che se ne fottono di avere uno sviluppo sostenibile, quelli che staccarsi dalle merci, è una missione impossibile, siamo solo voi, quelli che il cambiamento climatico, ma va, è una balla, quelli che guai se gli tocchi la mamma e la sorella, siamo solo voi, quelli che lavoro eterno, ma cosa che non c'è, quelli che sto causa, io non so proprio chi è, siamo solo voi, quelli che vivere equivale a sanguinare, quelli che, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, siamo solo voi, quelli infidi che ti colpiscono alle spalle, quelli che dalle stelle finiscono nelle stalle, siamo solo voi, quelli che non aspettano alcuna escatologia, quelli che in fondo non credono a niente, e così sia. Siamo solo voi, quelli spiaggiati come tonni sul bagnasciuga, quelli troppo umani che sprofondano nel caliuper. Sì, siamo solo voi, quelli che però sanno che l'intelligenza artificiale è molto, 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 molto più stupida di noi. Siamo solo voi, siamo solo voi, siamo solo voi, siamo solo voi, voi. Noi. Bellissimo, bravo. Devo dire che ascoltandola senza la musica hai aumentato molto di più, per esempio, invece la parte, direi quasi drammaturgica, teatrale di queste cose, perché ognuna di esse è tratta da una scena, no? È tratta da una realtà. E quindi hai riprodotto quella realtà citandola e hai aumentato in assoluto questo livello. Quindi diciamo che lette sono più teatrali. Invece diventano più musicali. Proprio delle ballate. Ma lui è proprio nella sua natura il fatto di rappresentarle, eseguirle così, le sue poesie, anche senza musica. C'è proprio questa carica. Ma c'è proprio uno scarto fra queste due cose. C'è uno scarto. Interessante valutarla. No, ma credo che poi, tra l'altro, ogni esecuzione in qualche modo diventa diversa, quello sicuramente, cose, sì. Però questo fatto di togliere la musica e quindi tu l'aggiungi in qualche modo, no? Invece là dove c'è la musica tu metti teatro, infatti, metti questa dimensione drammaturgica. Quindi è più recitato, se vuoi, no? Rispetto, o è una recitazione di pezzi, sì. Recitazione di pezzi, si deve dire tutte quante, c'è una fresca di quello che sono. Un ascolto molto fresco. Ringrazio Palladini, ringrazio Trattaroli, e chiudiamo qui il nostro incontro.
grazie a certa Petrollo Pagliarani che ci ha voluto ospitare qui in questa bolla, spazio che psicosimbolicamente e poetosimbolicamente è molto, molto importante per me, che ho avuto, lo ripeto sempre, le mie prime poesie pubblicate da Elio sulla rivista Ritmica. Sì, tanti sì, anni fa, per cui è da qualche parte qua in biblioteca. Anche bene. Questa situazione, visto che alla fine è andata bene così. Sì, sì, rovesciata sì. In questo sì, modo. Sì, sì, ma poi seguirò quel suggerimento. Bene, allora, grazie a tutti e con tanti auguri di buon Natale. Tanti auguri di buone feste a tutti. A tout le monde. È chiuso? No, ora. C'è stata, ecco. Un attimo.